Catacombe della Roccaforte. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Siphon Filter. Continuiamo la nostra avventura. Messaggio di Markinson: se queste catacombe sono come quelle che abbiamo chiuso a Parigi, Römer sta usando un sistema di sicurezza che riconosce le impronte della mano. Dovrei seguire una delle guardie o uno dei tecnici del laboratorio di Römer fino alla cella di Fagan e aspettare che apra la porta. Ricorda che Fagan mi serve vivo. L'agenzia ha interrotto i contatti con il Dipartimento di Stato. Non rispondere a nessuna comunicazione che riceverai da altri membri dell'agenzia. Non abbiamo molto tempo. Qualcuno ha violato i sistemi di sicurezza. Römer ha ordinato di eliminare i prigionieri. Lei si occupi del vecchio. Io aspetto qui. Il sistema di sicurezza sotterraneo riconosce le impronte della mano. Devi seguire la guardia e lasciarli aprire la cella. Se ti vedono, non riuscirai a entrare. Allerti una squadra per l'evacuazione. Non ci vorrà molto. Ricevuto. Quindi, utilizzare armi al silenziatore e non farsi scoprire. Questa è, diciamo, la condizione necessaria. Infatti, quando noi cominceremo la missione, qui troveremo esattamente i colpi della 9 mm. Continuiamo, andiamo avanti. Cerchiamo di essere cauti, ma al tempo stesso anche silenziosi e rapidi. Abbiamo anche le granate a gas che possiamo sfruttare. Facciamo attenzione, sempre stando tranquilli. Vedete, qui addirittura sono in due, infatti dovremmo utilizzare le granate a gas. Facciamo piano. Mettiamoci qui dove c'è il buio e nessuno ci vede. Magari spostiamoci un pochettino per evitare... Che altro per evitare che la granata ci possa sbattere nel muro e glitchare malissimo e fare quegli effetti come l'altra volta. Da queste catacombe dovremmo comunque scappare dopo, quindi diciamo che questa sezione di stealth è praticamente inutile. Oh merda. Ha aperto la porta. Ti prego, non uccidermi. Niente paura, non sentirà male. Ti darò dei soldi. Quanti ne vuoi? Grazie al cielo. Zitto, Fagan, muoviti. L'ho preso. Dagli 30 secondi per farti dire dove sono i computer. Poi uccidilo. No, aspetta, voi non capite. Sono morti a migliaia, Fagan, per causa tua. 20 secondi. Aspetta, voi non capite. Tempo scaduto, dove sono i computer? In una base sovietica abbandonata in Kazakistan, sotto un vecchio magazzino, ok? Ok? Ricevuto. Affermativo. Ho una squadra d'attacco pronta a intervenire. Vai al punto di evacuazione. Ti mando l'unità. Che facciamo con Fagan? Portalo con te. Andiamo. Un momento, lasciami andare. La tua partner è viva. Leanne, bugiardo, muoviti. No, è viva! Gli uomini di Römer l'hanno portata qui 5 giorni fa. Non ti credo. Se prometti di lasciarmi andare, ti porto da lei. Fai strada. Seguimi. Facciamo attenzione a non far morire Fagan, perché
Se muore, so cazzi. Cioè, se muore falliamo, ecco. Madonna. Ok, andiamo giù di carabina. Vabbè. Tre quarti d'ora per mirare. Seguimi. Uccidili. Ma... cioè, è assurdo. Seguimi. Uccidili. Cioè, non... come miri? Tiene malissimo. Ma guarda che mira di merda. Spararmi. Oddio, io ho sparato per sbaglio. Di qua. Una mira.
arrivati. Ecco. Quella è la sua cella. Adesso sei da solo. Lian. Gabe, come hai fatto a venire? Grazie al cielo, credevo fossi morta. Dobbiamo andarcene. Il virus Siphon Filter... Lo so, sappiamo dove sono i computer. Markison sarà qui fra poco. Gabe, sono infetta. Dobbiamo andare al magazzino di Fagan prima che l'agenzia distrugga tutto. Ma hanno trovato un vaccino, i pazienti? Non esiste un vaccino universale. Bisogna conoscere l'esatto codice genetico del virus. Queste informazioni si trovano solo nei computer di Fagan. Ma questo significa... Seguimi, so come uscire. E ora dobbiamo andarcene. Saremo in due contro tutti. Fagan se l'è data a gambe. Bene. Qua. Che cazzo è che mi spara? Quello dietro il muro. Infame. Tutti col giubbotto antiproiettile, come al solito. Preso. Vabbè, ci pensa Lian. Tanto lei può shottare chiunque. Dove vai? Guarda, guarda come non lo colpisce. Dai, ma che cazzata. Cioè, veramente. Mi sta facendo fare il giro tondo. Basta, è già morto. Oddio, la carabina non mi serve più di tanto. Lian, però potresti essere un po' più letale, cioè è una 45. Non hai... Giusto, giusto, quelli che miro in testa non hanno il giubbotto antiproiettile. Come cosa fai? Mi difendono? Tra l'altro Liang Xing in realtà non è immortale. Cioè, guarda che giro che mi sta facendo qua. Non è immortale Liang Xing, quindi potrebbe essere uccisa. Il fatto è che gli avversari, cioè i nemici, sparano soltanto a me. Quindi non
Che mira di merda. Cioè non lo riesce a colpire. Va bene, Leon, abbiamo capito. Accidenti. No. Che è successo? L'hanno fatta fuori? What the fuck? Che è successo? Dobbiamo andarcene. Boh. Mister, forse mi sono allontanato troppo. Ah dai, si è messa, vabbè, colpa mia. Bello che poi fa accidenti, tipo come se fosse successo qualcosa di così, di stupido, no? Praticamente io l'ho shottata, gli ho sparato in testa come un criminale. Non siamo soli. Sparato in testa come un criminale. E poi fa accidenti. Ah, si può perforare il giubbotto antiproiettile. Cioè, dopo un tot anche a loro gli sparisce. Ah. Carina sta cosa. Cioè, vedi? Posso sparare anche... anche aggressivo. Vai, Leon. Vai, Leon. Che dovremmo essere quasi fuori in realtà. Oddio. Oh, aspetta, salita di qua. Ah sì, infatti, vedi, mi ricordavo. C'è qualcuno là? No! Sono tutti della stessa pasta. Mara. Non abbiamo molto tempo. Se non li fermi, moriremo tutti. Andiamo a un elicottero. A quanto pare Mara addirittura lavora per noi adesso. Comunque... per il momento penso possa essere tutto. Grazie ancora una volta per essere stati con me. E ci vediamo alla prossima.